Stabilità, vi riempio le tasche, abbasso le tasse, la stabilità. Ma che grande manovra, sono una piola, la stabilità. Senza peso fiscale, eroe nazionale, divento mi sa. Che stabilità. Renzi nell'aria c'è già, il gran condottiero d'Italia sarà. Quando la Merkel vedrà la stabilità. E cosa dirà? Rosicherà. Io visto, io mi emoziono, rifacciamola tre volte. No. Allora, questa forma d'arte si chiama centone, non l'abbiamo inventata noi, non l'ha inventata nessuno di quelli che vedete nelle televisioni, programma comico, tutti, ma questi se li sono inventati quando noi eravamo piccoli, quartetto cetre, cioè l'arte, arte di cambiare le parole di un testo già noto, levi il testo noto, metti il testo, lo attualizzi con le notizie, le cose, si fa, si chiama centone, è una cosa abbastanza banalotta ormai, sì, ma noi per quello siamo fortissimi. Quindi ci auto, però piace, piace la canzoncina cantata che fa stabilità. È un controtempo. Allora, signori, guarda, cominciamo lo spazietto dedicato alle vignette di Rizzo, sono carine. Allora, Luxottica, tonfo in borsa, colpo del cambio di vertice nell'azienda, una svista. Opera di Roma, licenziati coro e orchestra, lo sconcerto. Sinodo, scelta coraggiosa sui divorziati risposati, volersi risposare è di per sé un atto di coraggio. Lui perché è divorziato lo sa. Questa è fortissima, Forza Italia, scontro tra Berlusconi e Fitto. Tre Fitto. Ma bravo, 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 bravo. E si parte! Buongiorno amici, fuori programma! E oggi, udite, udite, è con noi Marco Baldini! Uno dei migliori giudici della televisione italiana, in quanto potete vedere tutte le domeniche in diretta su Domenica I! Marco Baldini! Come va? Marco Baldin! Marco Baldin! Un po' di notizie, dai, un po' di notizie! Notizie, notizie, notizie! Notizie, notizie, notizie! Un po' di notizie, il pensiero va sempre a tutti gli amici alluvionati che, certo, purtroppo non certo, solo in Liguria, a Genova, ma anche, no, insomma, Parma, tutto il nord Italia, certo, e siamo qui a regalarvi un po' di buon umore! Ale, ale, ma parliamo allora di calcio? Vai. Cominciamo a parlare di calcio? Sì. Buffon contro Totti. È vero, vero, sai, ha detto, le illazioni fanno male, ha detto Buffon. Sì. Totti ha detto, illazioni, io che a Lazio non c'ho nulla a che fare. Perché non puoi menzionare Buffon senza chiamare in causa certo, la giornalista Ilaria D'Amico. Bello! Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amanti del calcio e a tutti gli amanti che prima o poi diventano fidanzati e magari ci scappa pure un figlio. Ma sei sempre tu che parli di vita privata. Per Ilaria, favore, dai, per favore, non iniziate con queste pettegolezze. E comunque sono qui per commentare la partita Malta-Italia. Sì. Oh. Applausi per il grande Buffon che ieri ha fatto delle vere e proprie acrobazie. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? E a un certo punto è pure caduto dal letto. Ma come l'ha detto? Andiamo a Twitter. Sì. Collegamento su Twitter. CTD, la nostra corrispondente, scrive una battuta molto carina. C'è scritto così: CTD, it's Cetti. Non capisco chi lancia uova e farina ai politici. Oh. Quelli devono fare le riforme, mica i biscotti. Non è male. Infatti, a Bergamo, i manifestanti della FIOM hanno tirato uova e ortaggi a Matteo Renzi. Lui ha risposto: e che c'è? L'ora del brunch. Vabbè. Ordinare durante il sinodo, hanno detto le coppie gay hanno tanto da offrire alla comunità cristiana. Ah. Il 16 per 1000. Certo. L'8 per 2, certo. Che le polemiche però ci sono sul ministro Alfano le nozze gay, ha fatto delle dichiarazioni non bellissime. Oggi è tornato qui da noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh. Scandisco come il mio solito il mio pensiero sui matrimoni gay. Sì, prego. Gay. Sì. Io mi sono semplicemente limitato ad applicare la legge. Sì. Io applico la normativa esistente in materia. E questa, non mi invento. Ok, nulla. Va bene, questa è la posizione del politico che è chiara. Ma qual è la posizione dell'uomo Alfano?
ribadisco che l'uomo Alfano non solo è favorevole ai matrimoni gay, sì, ma l'uomo Alfano è gay. Comunque sto varando una nuova proposta di legge, adesso la farò sbiancare. Va bene, basta. Okay. Che farà capire meglio agli italiani, sì, quale sia il mio punto di vista sull'argomento. Tipo... bisogna abolire parole che fanno del male a questa società. Oh, non si potrà più dire in, sì, nessun luogo, sì, e in nessun posto, tipo... la parola frocio. Basta. Il primo che dirà una cosa del genere verrà arrestato. Che c'è? No, no, ho capito. Ora, ora, Gero Gero è cattivo. Per davvero voltare. Non ho tempo di perdere con i barboni nella mischia, o fighe nella spiccia che mi chiede salciccia. Io le fighe non le trovo in cancelliato. Solo escort di lusso nel mio jacket. Coltelli, fucili, vitre, bomba a mano. Io mi chiamo Miguel Sers Gangster Rap Americano. Io. Allora, il mitico Ruggero non fa altro che leggere quello che i rappers scrivono, ognuno che letti in una certa maniera hanno un altro effetto. Poi bel testo, c'è Osama, Saddam, c'è di tutto. Grande Ruggero, Natale si avvicina, caro Marco Baldini. Sì, cioè, ormai, si a metà dicembre si comincia a parlare, certo, di cinepanettoni, di, certo, di film di Natale. Vorrei, se possibile, continuare a parlare del mio film. Avete parlato, sì, di cinepanettoni, sì, sì, bravi, sì, posso? Non saprei, non sono sicuro sia possibile. Scherzando? No, vabbè, ok, non mi guardi così. Io sono Aurelio De Laurentiis. Ah, ok, ok. Allora, sono l'unico che sul codice fiscale ha nome e cognome per intero. Tutto intero, guarda. Tutto, non c'ho mica un rullo della fortuna. No, no. Allora, ricordo che a dicembre uscirà un film, un Natale stupefacente, oh, con due, male, attori semisconosciuti. Mm. Due apprendisti del cinema, due attori anonimi. Ma io so, Lillo Greg. Ma li conosci? Eh sì. Ah, incredibile. Lei è la terza persona che sa chi sono. La terza. Mi sorprende questa cosa. Senta, ma pensa a un ritorno di Christian De Sica? Ci pensa mai? Presidente? No, no, non si adombri. Ho detto solo Christian De Sica. Non ci... Non ci pensa mai, no? Potrebbe, no? Lei ha deciso di porre fine al mio stato di pace di quiete. Lei è un caffone zotico buzzurro. Io le farei del male fisico, la prenderei a schiaffi, mi viene voglia di finire dentro per lesioni e percosse. No, non lo veramente, le percuoterei le piante dei piedi con una verga, sì? E le iscriverei una gara di tip tap dopo. Caffone, villano, scherzato, posso dire l'ultima? Sì. Porco! Grazie, Presidente. Grazie Baldini, facciamo cagare. Abbiamo finito, amici, abbiamo proprio finito anche per oggi. Anche per oggi, appuntamento ovviamente sempre a domani. Con Fuori Programma, domani sorpresona, perché ve lo diremo domani. A domani. Grazie, sigla!